L'ex soubrette salentina è ospite a Storie Italiane. Alcuni giorni fa, tra le pagine del magazine Chi, Albano aveva fatto un appello a Romina Poveri Loredana Lecciso. Il cantautore ha chiesto alle sue due ex donne di passare il Natale tutte insieme. E dopo il post, che ha condiviso ieri sera su Instagram, stamattina l'ex soubrette salentina è stata ospite a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele. Loredana Lecciso dà la risposta alla richiesta di Albano. Ospite nel salotto del programma mattutino di Rai 1, Loredana Lecciso ha parlato a 360 gradi della sua vita e della proposta fatta dal suo ex compagno di vita. Se questo può rendere felice Albano, ben venga. Perché no? La mia priorità è che i miei figli trascorrano questo giorno assieme al papà e alla mamma. Poi non sarò certo io a chiudere la porta in faccia a nessuno, assolutamente sarebbe sicuramente un momento di felicità per Albano. Ha dichiarato l'ex show girl pugliese. La dichiarazione è arrivata prima che Eleonora Daniele mandasse in onda un filmato contenenti dei bellissimi scatti sulla famiglia Carrisi. Dopo averlo visionato, la donna ha detto questo: due punti. Grazie per questo video. Eleonora Daniele e Loredana Lecciso parlano di Albano. Ma non è finita qui. Eleonora Daniele ha approfittato delle presenze di Loredana Lecciso a Storie Italiane per parlare dell'intervista che Albano ha fatto a Carta Bianca. In quell'occasione il cantautore di Cellino San Marco disse che la sua storia con la Lecciso è partita bene e finita malissimo. La diretta interessata, a quel punto, ha replicato in questo modo: due punti. Io faccio un carico di ottimismo, cerco di affrontare tutto con ottimismo, a volte riesco, a volte no. Infine Eleonora Daniele ha riportato le parole del Carrisi dette nel programma di Bianca Berlinguer. Ovvero che lui e Loredana sono dei bravi genitori ma con dei caratteri incompatibili.